Ciao a tutti amici, una bellissima giornata di inizio primavera, uno splendido lago del centro Italia, una location perfetta per presentarvi il Crankat UGG Rig Starter Set. Veramente un'innovazione da parte di Casa Carpras, perché questo terminale, come potrete vedere, è veramente rivoluzionario e utilizzabile in qualsiasi occasione. Cioè avremo l'unico asso nella manica da tenere all'interno della nostra cassetta della minuteria. Cassetta è anche un'esagerazione, perché questo è ciò che ci servirà per avere praticamente tutto, per avere un terminale funzionale al 100% con qualsiasi tipo di innesco, sia esso che sia fondante, sia pop-up, sia bilanciato. Una comodità che ogni carpista ha sempre sognato e che finalmente, grazie a Carpras che ce lo sta servendo su un piatto d'argento, questa idea è diventata realtà. Una doverosa precisazione è quella di dire che ogni singolo componente presente all'interno di questo kit può essere acquistato separatamente, quindi non avremo mai il problema o di riacquistare tutto il kit o di rimanere senza un componente fondamentale, perché i componenti che costituiscono questo rig sono pochi ma tutti fondamentali. Andiamole a vedere insieme nel dettaglio. Eccoci qui amici, questo è il contenuto della confezione del Crankat UGG Rig Starter Set. Avremo un bellissimo snagger box Carpras in plastica semitrasparente, dei conetti in gomma Carpras, il mod snagger shorty nella versione green verde, il cuore di questo terminale, il Crankat hook nella misura 6. Vedremo che questo amo molto particolare e molto polivalente in questa misura potremo utilizzarlo anche con inneschi di 24-28 mm e poi vedremo in che modo. Un bellissimo adesivo Carpras, i ready irons in fluorocarbon, ovvero gli air rig in fluorocarbon nella versione media, le classiche gizmo swivel, le GRL di gizmo ad aggancio rapido nella misura 8, il kit di gommini e anellini in acciaio ovali e il 360 ring swivel, ovvero le girelline con l'anellino in acciaio tondo nella misura 11. Per finire troveremo anche una dettagliatissima brochure che sia tramite immagine sia tramite descrizione scritta proprio ci guiderà passo passo nella realizzazione di questo terminale. Adesso andremo a vedere con dettagliate immagini video come si realizza questo terminale e le varianti che potremmo utilizzare per questo terminale. Ecco ciò che avremo bisogno in più per realizzare il Crankat UGG Rig: degli aghi da innesco, un aghetto da LEDCOR, tiranodi, un paio di forbici e i filati che vorremmo utilizzare per la realizzazione appunto del terminale, perché l'unica cosa non compreso all'interno del kit è proprio il finale. Potremmo utilizzare indifferentemente dell'ottimo fluorocarbon, come potete vedere in questo caso il Clearwater di Carpras nella versione da 25 libbre, oppure lo Smooth sempre di Carpras, un trecciato molto resistente nella versione da 45 libbre e 25 libbre, oppure il nuovissimo Strip X da 25 libbre. Andiamo a vedere adesso come si realizza praticamente il Crankat UGG Rig. Questo è ciò che abbiamo visto nel video precedente. Io ho inserito tutti gli accessori delle bustine all'interno dello snagger box, quindi come potete vedere questo è ciò che porteremo con noi. Utilizzerò in questa occasione uno Smooth da 45 libbre per realizzare questo terminale e il nuovissimo Strip X da 25 libbre. Le immagini successive le andrete a vedere molto dettagliate, perché utilizzerò un morsetto per tenere fermo l'amo e un'ottica macro per farvi vedere in maniera veramente molto dettagliata tutte le immagini. Ovviamente questa è solo una comodità di ripresa, perché il morsetto non è necessario per realizzare questo terminale, ma possiamo tranquillamente farlo esclusivamente con le nostre mani. Andiamo a vedere nel dettaglio come si realizza il Crankat UGG Rig.
Partiamo dal cuore del terminale, ovvero il crankhead, o come abbiamo detto nella misura 6. Io vi propongo direttamente entrambi le varianti che possiamo avere per questo terminale, ovvero o lo realizziamo con l'air rig in fluorocarbon, come in questo caso potete vedere, o lo realizziamo direttamente creando l'air rig con il filato che andremo ad usare per appunto costruire il nostro terminale. Nel caso utilizzassimo il filato per creare l'air rig, avremo soltanto bisogno del crankhead hook e dell'anellino in acciaio ovale e di un bed di una perlina in gomma di dimensioni maggiori. Nel caso utilizziamo l'air rig in fluorocarbon, avremo bisogno di tutte e due le dimensioni di perlina in gomma, la più piccola e la più grande. Andiamo a vedere adesso la prima operazione da compiere per realizzare il nostro crankhead hook rig. Prima operazione da compiere: infilare e posizionare la perlina in gomma grande sulla particolare curvatura di questo tipo di amo. Non abbiate paura ad inserire la perlina sulla punta dell'amo e forzare, perché assolutamente sono costruite con ottimi materiali e non avrete proprio modo di romperla, quindi tranquillamente la infilate sulla punta dell'amo e la fate scorrere lungo il gambo fino a posizionarla nella particolare curvatura del crankhead hook. Seconda operazione: abbiamo infilato l'anellino in acciaio presente sulla rig in fluorocarbon sul gambo dell'amo, eccolo qui. Dopodiché abbiamo inserito la perlina in gomma, la più piccolina, in questo modo, che andremo a posizionarla in corrispondenza fra l'ardiglione e la punta dell'amo, anche se questa potremo tranquillamente muoverla anche fino a questo punto senza nessun problema. L'anellino d'acciaio dell'air rig andrà a scorrere e bloccarsi sull'anellino. Questa è la variante con l'air rig in fluorocarbon. A questo punto, utilizzando lo smooth da 45 libbre, andremo a creare un nodo senza nodo a filo interno, ovvero snelling, per legare l'amo. Ci troveremo a questo punto. Realizzato il nodo senza nodo snelling, adesso andremo a coprire l'occhiello e il nodo con il mod snagger nella versione shorty di colore verde. Per trasferire più agevolmente il mod snagger sullo smooth, utilizzeremo un piccolo ago da LEDCOR. Andremo a posizionare il nostro mod snagger a coprire l'occhiello dell'amo e tutto il nostro nodo, in questa maniera. Due le soluzioni per collegare il nostro terminale alla lenza madre e quindi alla girella che poi andrà ad incastrarsi nel piombo: o utilizzare un semplice gizmo ad attacco rapido realizzando un loop sul terminale, oppure legando il terminale con un semplice nodo, un grinner, all'estremità, diciamo, della girella piccolina numero 11, e poi collegare l'anello grande della girella sempre all'attacco rapido gizmo. Quindi quello che più ci piacerà, quello che più preferiremo, indifferentemente saranno due modi corretti e funzionali per collegare il nostro terminale alla lenza madre. Stessa soluzione adottata per il mod snagger, ovvero utilizzare un piccolo ago da LEDCOR per trasferire il conetto in gomma sullo smooth. Abbiamo legato con un grinner lo smooth alla girella. Come potete vedere, il conetto in gomma andrà a coprire totalmente nodo e parte della girella. In questo caso abbiamo utilizzato il 360 gradi swivel, coperto dal conettino in gomma ed agganciato direttamente per mezzo dell'anello in acciaio al gizmo, all'attacco rapido del gizmo. Questo donerà al nostro terminale un'efficacissima mobilità. Utilizzando invece lo strip X per questo terminale, andremo ad asportare una decina di centimetri di guaina dallo stesso. Come nella precedente versione, abbiamo inserito il gommino, il bed più grande, all'interno del crankhead, facendolo scorrere sempre fino ad arrivare alla particolare piegatura di quest'anno. Abbiamo realizzato
nella maniera più classica un rig facendo un loop sulla parte finale dello strip X spellato, cioè dove abbiamo asportato la guaina, e adesso andremo a collegare l'anellino in acciaio ovale direttamente legandolo con un nodo semplice appunto sulla rig. Ho legato l'anellino ovale in acciaio al nostro rig. Come vi ho detto in apertura, possiamo utilizzare tranquillamente un amo del numero 6 per un'esca da 24 mm affondante. In questo caso l'unica attenzione che dovremo fare sarà nel rispettare la lunghezza del capello, ovvero il capello dovrà avere una lunghezza adeguata al diametro dell'esca. Come potete vedere, in questo caso ho fatto un capello almeno di 4 cm, così da potervi far vedere come innescherò una bolis da 24 mm con un amo del numero 6. Ho inserito l'anellino in acciaio lungo il gambo dell'amo e lo andrò a fermare in corrispondenza fra l'ardiglione e la punta dell'amo. Ho realizzato, per collegare il terminale all'amo, sempre un semplice nodo senza nodo a filo interno snelling. Come nella precedente versione, ho trasferito il Mosnegger sul filato e sono andato ad incastrare lo stesso sull'anellino dell'amo a coprire interamente il nostro nodo. Anche in questo caso ho inserito prima il conetto in gomma sul filato, però ho creato questa volta un loop con lo strip X, facendo ben attenzione ad eseguire questo nodo in versione ad 8 doppiato o ad 8 ripassato. Il nostro loop sarà agganciato alla girella gizmo tramite lo sgancio rapido e il tutto sarà coperto dal conetto in gomma. Questo è il risultato che otterremo. Anche in questo caso la mobilità sarà buona e a vantaggio di una semplicità di realizzazione veramente eccezionale. Questa è la versione finita del Crankhead Hook Rig. In questo caso abbiamo utilizzato l'anellino ovale, un solo bed di misura grande che siamo andati a posizionare nella particolare curvatura dell'amo. Come potete vedere, anche in questo caso l'unica cosa a cui dovremmo fare molta attenzione è la lunghezza del capello. Questa è una cosa veramente basilare, è una cosa basilare di estrema importanza, perché dovremo andare ad adeguare il capello in base alla dimensione dell'esca. Più l'esca sarà di grande dimensione, più il capello sarà lungo, appunto per tenere staccato il più possibile l'innesco dall'amo, e successivamente vedremo meglio nel dettaglio come. Eccoci qui, i nostri Crankhead Hook Rig. Io ne ho preparati anche altri due simili agli altri, cambia solamente, come potete vedere, la lunghezza delle rig. Infatti in questo ho innescato una 30, in questo una 24, in questo una doppia 20 e in questo una singola 20. Il funzionamento sarà sempre ottimale e perfetto per qualsiasi tipo di innesco. Unica variante che andremo ad apportare, se vogliamo utilizzare un innesco pop-up come in questo caso, andremo solamente ad aggiungere un piombino quick change per bilanciare l'innesco. Questo sarà quanto dovremo fare, per cui avremo il nostro terminale universale per qualsiasi situazione di utilizzo e con qualsiasi tipologia di esca, sia affondante che pop-up. Panoramica del gruppo per lo stesso terminale. Inneschi differenti, adesso ultimo test proprio per fugare ogni dubbio, il palm test. Come potrete notare, l'amo andrà a ruotare perfettamente per posizionarsi nella parte inferiore della bocca del pesce. Stessa cosa con una 24 mm innescata. Una doppia 20 mm, ed infine una bella 28 mm. Stessa identica funzionalità utilizzando un amo del 6. 4 inneschi pronti. Come potete vedere, le uniche varianti che abbiamo sullo stesso terminale sono la fattezza della rig, fatto in fluorocarbon o con lo stesso trecciato che abbiamo utilizzato per realizzare il terminale. Come potete ben notare,
Le dimensioni degli inneschi sono molto diverse tra loro. Qui abbiamo una doppia 20, qui una singola 24, qui una doppia 24 e qui addirittura una 30. L'unica attenzione massima che dovremmo fare appunto è nella lunghezza del capello. Regolando alla perfezione la lunghezza del capello non avremo nessun problema ad innescare grossi inneschi abbinati a piccoli ami, come in questo caso sono tutti del numero 6. Bella cattura, questo è il risultato del perfetto funzionamento del crankhead hook clicker.